Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video dove oggi vi illustrerò il mio nuovissimo hard disk Trascend. Allora, innanzitutto questo video qua è il video della nuova videocamera Canon XFR52. Però sopra ho messo anche l'iPhone, che voglio vedere la differenza. Perché ho fatto un test prima, forse non c'aveva luce sparata, la qualità non mi è sembrata così eccezionale. Mi sono detto, ma con l'iPhone mi sembra un po' meglio. Ovviamente l'iPhone ha dei difetti come tutti i cellulari, non puoi ruotare lo schermo, non puoi zoomare, un sacco di cose. Quindi diciamo che l'iPhone non sarà mai una videocamera e la videocamera non sarà mai come un iPhone. Allora, veniamo a noi. Vi avevo già accennato nei video precedenti che questo iMac qua era stralento, però ovviamente non è che è una questione di lentezza del processore. Sappiamo che i computer melati sono proprio il top della gamma, come direbbero gli americani, state of art. È solo che questi hard disk sono sempre lenti, no? Quindi dopo un po', poi se hai altri hard disk, che altri computer con SSD drive, proprio non ce la fai neanche più a resistere a aspettare 2 minuti per un carico, no? Allora ho deciso di comprare l'SSD drive, installare tutto. Allora, per il Mac Mini, se non avete visto la puntata precedente, l'ho aperto, un casino, no? Difficilissimo, lo sconsiglio a tutti. Per l'iMac avevo pensato di fare lo stesso, però se avete uno di ultima generazione, vale a dire, il display è sottilissimo e quindi non è facile da aprire, dovete praticamente scollare la colla che c'è mettendo un cosino in giro. Poi aprendo qualsiasi tipo di computer melato, cade anche la garanzia. La Apple non te la fa, forse, non lo so, magari i venditori autorizzati Apple, non lo so. Comunque non è che potete andare all'Apple Store e dire mi cambiate l'hard disk, questo non ve lo fa. Allora, praticamente ho deciso, proviamo a comprare un hard disk esterno, SSD drive, installare tutto lì. E così è stato, no? Allora, l'ho comprato, sono andato su Amazon e c'è stato praticamente un bivio, no? Sai quando non sai se andare a destra, a sinistra, e se vado a destra sbaglio, se vado a sinistra? Perché sono arrivato e ce ne erano praticamente solo due. Questo è il Samsung. E lì ho detto, non posso, noi melati, sì, ovviamente apri un iPhone, dentro magari c'è la batteria della Samsung, c'è la vite del 12 della Samsung, sono cose che non puoi fare a meno, no? È come, non lo so, uno si compra una Lambo e dentro c'è un pezzo della Seat Marbello, uguale, no? Il finestrino, cioè, sono cose che non ci puoi fare a meno, no? Però volontariamente andare su una scomparsa una roba della Samsung, allora lì c'è la volontà e lì proprio non puoi. O sei melato o sei un voltagabbana, non ci sono storie, no? Allora, benché, diciamo, la pulce me era venuta, avevo detto... Però che cavolo, sto Trascender, mai sentito. Allora poi comunque ho guardato che CNET l'hanno recensito abbastanza, quindi nella pagina Amazon, e questo è tutto dire, perché uno può mettere quello che vuole, il Samsung aveva tipo il transfer rate più alto, io ho preso quello più basso, ho preso una marca sconosciuta, ma perché noi melati siamo coerenti sulle nostre idee. Allora, niente, questo è quanto. L'ho installato ieri sera, cioè la cosa più semplice del mondo. Tutti, se avete un computer hard disk, fatelo. Allora, l'ho attaccato dietro, l'ho formattato, discutirti così. Poi ho lanciato l'installazione di Yosemite che avevo nelle app, ho messo l'hard disk esterno, ho fatto tutto, riavviato, a posto. Poi ho fatto il migration tool, che praticamente ha preso il backup che avevo da Time Machine e l'ha messo lì, ed è praticamente, quando ho riavviato, è esattamente come l'avevo prima, no? L'account di Marta, tutte le cose sulla scrivania, anche il software, tipo, adesso ho detto orca puzzola, adesso dovrò, perché praticamente c'ho un software che si chiama ad esempio One Password, no, allora devo scaricare One Password, devo andare a cercare il codice d'attivazione che non so dov'è, nella email, bla bla. Invece no, tutto perfetto, funziona. Comunque, facciamo subito una prova di riavvio. Allora,
Final Cut Pro, anzi, facciamo una prova di lancio applicazione. Allora, vediamo se Photoshop funziona, perché l'unica cosa che ho dovuto fare in più è stata installare il JavaScript di Java, che non andava. Photoshop. Boom. Final Cut Pro. Boom, come direbbe Cosa. Poi, che so, browser, niente di che. Boom. E basta. Poi facciamo una prova riavvio. Anzi, facciamo una prova shutdown. Che anche shutdown ci metteva un sacco. Vediamo, forse dovrebbe venire. Boom, facciamo una prova avvio. Cronometrate, voi. 3, 2, 1. 55 5 secondi. Dieci. 15. 20. 25. 25 secondi. Oh, adesso sì che iniziamo già. C'è da dire che quel pezzo iniziale è lento a caricare, ma lo fa anche nel Mac Mini, dove ho inserito il SSD proprio all'interno. Comunque, vediamo. State lì, close. Stoppiamolo. Sì, l'unica cosa è il send esterno, dovete stare attenti a non smanettare dietro, magari lo staccate. Comunque adesso ho spento, che ve lo voglio far vedere. Cioè, è veramente di una cosa che ha dell'incredibile. Aspetta, stai lì. Allora, questo è... Guarda quanto è piccolo. Se siete dei maghi... Allora, sì. Guarda cosa c'ho dietro la testa. Io sono, sono un mago come Mago Forest. Sì, praticamente... Ah, dietro l'orecchio, guarda cosa ti ho preso. Allora, guardatelo in confronto a una GoPro di prima generazione, quanto è piccolo. Troppo piccolo. Guardatelo in confronto a un... Diciamo che non è un l'SSD drive interno, questo è un drive del Mac... Questo è il vecchio hard drive del MacBook Pro. Ed è così. Questo, a parte la leggerezza, sembra che non ci sia niente. Beh, ci sono quattro chip in croce. Samsung magari. No. Guarda. Aspetta che non si vede. E 20 volte più leggero. Spesso uguale. E un po' più piccolo. Va bene. Comunque questo diciamo lo vendono come un hard disk portatile, infatti ve lo potete provare a mettere in tasca. Vi accendiamo. E basta. Questo allora è quanto, ve lo consiglio a tutti se volete accelerare il vostro computer con un hard disk esterno, molto semplicemente. Allora, questo è tutto per il momento, allora ci vediamo la prossima volta. Ciao!